Buonasera. Allora, stavo pensando da quando ho aperto questo canale ad oggi se sono stati fatti passi importanti. Il canale è migliore di quando l'ho aperto, sicuramente sì, specialmente negli ultimi mesi, poi vi dirò il motivo. Intanto vorrei precisare ancora una volta che io sono un audiofilo come voi. Non è che io, perché ascolto un impianto sistema professionale, faccio parte di un altro pianeta. Siamo tutti audiofili. Quello che ascolta il sistemino hi-fi, che gli piace ascoltare musica. A quello che ascolta il grandissimo impianto high-end, io ascolto il sistema professionale, alla fine siamo tutti audiofili. Io sono partito da lì, sono partito da bambino, con impianti hi-fi, pertanto a tutt'oggi, non è che sono diventato una persona che snobba gli audiofili, assolutamente no. Io per esempio sabato andrò ad ascoltare in impianto Allende, quest'altra settimana andrò ad ascoltare in impianto di fascia più alta Allende, formato da diffusori Downaudio, belle torri grandi con grossi finali monofonici, bella sorgente, bellissimo ambiente. Pertanto io continuo a fare queste cose perché per me non è che sono arrivato io, anche se ne ho ascoltati a centinaia, è sempre un'esperienza. Ogni volta che si ascolta un impianto dovete pensare che è un'esperienza, anche se ascoltate qualcosa che avete già sentito, non suonerà mai come avete sentito in diversi contesti, potete così valutare tante cose. Insomma, che stavo dicendo all'inizio, chiaramente quello che mi ha salvato è il mio carattere, che sono tenace, non è che mi faccio passare cose sotto al naso così, ho dovuto combattere aspramente. Ad oggi però devo dire che praticamente ho eliminato tutti i disturbatori, si sono dati una calmata tutti quanti, iniziati dai forum che prima mi bersagliavano, da gente che interveniva da diversi settori. Forse hanno capito che è bene dargli un taglio a sta cosa, anche perché poi io piano piano ho dimostrato che con la pratica, la realtà, che effettivamente forse qualcuno si sarà domandato: ma se questo continua a farsi questo tipo di video, forse qualcosa di verità c'è. Però io quello che vi voglio dire, specialmente a qui, ormai sono diventate talmente, sono mosche bianche quelle che cercano di disturbare. Io ne avrò sentiti talmente tanti di impianti che io sono più audiofilo di voi, nel senso io conosco meglio il vostro settore e questa non è una cosa da sottovalutare, questa qui. Vi posso dire che ho sentito degli impianti di altissima fascia, meravigliosi, tanti ne ho sentiti, pertanto non è che io sono contro gli audiofili che utilizzano sistemi diversi dal professionale, assolutamente. Chiamatemi se ci avete impianti grandi, io vengo subito, se a piedi vengo, non ho problemi, non ho problemi. A me piace sentire musica. Quando io sento dall'impianto delle belle performance, cioè quello che a me interessa. Come vi stavo dicendo, gli ultimi interventi che ho visto negli ultimi mesi, che vi ringrazio perché mi date una mano, non indifferente,
Ho visto le domande vanno sempre fatte, assolutamente in questo canale io le accetto le domande, perché io ne faccio a centinaia di persone che ne sanno più di me in diversi campi, ma anche nel campo dell'audio. Io sono uno che sempre che domanda, non è che salgo in cattedra. Pertanto non è una pecca domandare, la cosa che non va bene è quando uno dice una cosa che non è vera e non ha conoscenza, no? E mi piacerebbe che questo canale in futuro diventasse uno scambio d'opinioni tra audiofili di ogni tipo, come a me capita pure che mi chiamano persone che hanno sistemi, no? Che mi dicono: senti, io ho questo sistema qui, vorrei fare questo e questo, sempre per la mia conoscenza, sto parlando sempre per la mia conoscenza. Io a qualcuno gli ho detto: guarda, ti consiglio, non spende nemmeno un euro in più, non continuando al manicomio, c'è un bell'impianto, tienilo così, oppure lo devi proprio cambiare tutto. Oppure a qualcuno, che ne so, mi diceva: no, vorrei avere questo, mi manca quest'altro. Io gli ho dato delle indicazioni, come per dire: guarda, c'è un diffusore che per certi versi è limitato. Se forse te comprassi questo diffusore, faresti un bel salto di qualità e quel problema che tu hai sparirebbe. E tanti l'hanno fatto e mi ringraziano. Pertanto, vedete, io ho scambi. Siete voi la maggior parte, non è gli scambi, io de professionale parlo con i tecnici, con fonici, non è che non c'è nessuno che ha professionale, giusto qualcuno, qualche, sarete una trentina che da quando ha aperto il canale si sono comprati impianti professionali, chiaramente ci parlo con loro, ma la maggior parte siete voi, tanto io continuo a parlare con voi. E sto fatto che ho visto ultimamente, specialmente pure negli ultimi giorni, che sono state fatte delle dichiarazioni che io chiaramente ho risposto per quanto possa fare io, insomma, ma ho visto poi un paio di pagine di risposta di diversi diciamo appassionati che sono intervenuti e sono entrati nello specifico, cioè a livello tecnico, non è se sta a parlare di sound, sono entrati proprio e queste persone si sono volatilizzate, sono sparite. Qualcuno ha cancellato i messaggi perché dice: è meglio che cancello. Gente che è entrata veramente nel cuore di un DAC, no? Importante. Che attenzione, io quando parlo di DAC non è che dico che quelli che ho fatto dei professionali gli danno 10 a 0, io vi dico che suonano come quelli se non meglio, ma a un costo inferiore. Ma quell'altro suonano, certi tipi di DAC che ho sentito dai fai e dai end, non è che so carrette, suonano bene, li conosco bene come suonano, però io vedo sempre una dritta, non dico: oh, ci avrai questo. Quella qualità lì, ma spendi un decimo, capito? E questo è quanto. Pertanto ho visto che mi state dando una mano, questo per me è importante, questo è importantissimo, perché io essendo da solo, chiaramente per me è difficile. E questo canale, se continua così, farà un salto di qualità notevole, perché il mio obiettivo è quello di creare come una sorta di piccolo forum, uno scambio di idee, scambi di opinioni, tra noi audiofili in generale. Poi che quello c'ha un impianto hi-fi, quello high-end, io c'ho il professionale, quell'altro c'ha il professionale tutto sistema attivo, non cambia niente, assolutamente. Sapete, creare come, mi sta allargando come si dice a Roma, una piccolissima Wikipedia, sapete Wikipedia, no? Che è quell'enciclopedia che noi troviamo in rete, quella si autolivella da sola, nel senso,
Lì se arriva uno e scrive Jimi Hendrix e suonava la chitarra così, qua a sinistra teneva la chitarra, immediatamente intervengono, non lo so, quattro persone che lo sconfesseranno subito, immediatamente lo cancellano e come omaggio gli danno un biglietto e gli dicono guarda vai al cinema, rilassati. E lì non potrà più scrivere quella persona. Le castronerie lì non vengono accettate. Non puoi dire che questa patologia si cura con l'antibiotico, perché verrai sconfessato dopo un millesimo di secondo e verrai buttato fuori, ma buttato fuori educatamente, ma non ti danno la possibilità di... E questa cosa che si autolivella è molto bella, molto bella. Che cosa succede? Se si continua su questa strada, automaticamente anche i detrattori, i rompicoglioni, come li chiamo io, poi si stancano perché ho visto qualcuno ci ha provato l'ultima settimana a scrivere un paio di pagine di cosette, ma è stato letteralmente distrutto, distrutto a livello tecnico, cioè con dati alla mano, pertanto quello muto, muto, non ha manco più risposto. A me mi avrebbe sicuramente risposto per quello che io gli avrei detto, sicuramente lui avrebbe ribattuto ancora una volta, no? Però in questo caso ho visto, più di una settimana che vedo che automaticamente queste cose non succedono più. Insomma, io spero che questo canale diventi appunto una cosa più simpatica, più interessante, dove ci si può parlare, dove qualcuno che non ha tanta esperienza nel campo sistema professionale può farmi delle domande, poi a mano qualcuno lo rinviterò, adesso sono fermo perché devo organizzare quella cosa che voi sapete, ma a me piace, no? Per esempio, confrontarmi, lo sto dimostrando, però credo che la maniera migliore è questa qui, perché poi che cosa succede? Anche quelli che hanno altri scopi, per cui attaccano per altri scopi, pure quelli, per quelli sarà un deterrente, la finiranno pure loro di scrivere certe cose o di dire certe cose, e parleranno giustamente dei loro orticelli, parleranno di quello che vogliono, ma non andando fuori tema e non dicendo cose che non sono vere, perché chiaramente poi voi che mi aiutate, che leggete che uno scrive certe cose, dice attenzione ragazzo, guarda qui ragazzo, non so proprio ragazzi, però, e questo è importante. E niente, spero che dunque questo canale continui, io continuerò a fare, chiaramente io sono sempre Santefelli, c'ho sempre questa maniera mia di parlare, di esprimermi, di fare un po' il cazzone ogni tanto, esagero così, ma se si calmassero gli animi e si evitasse di dire certi svarioni, saremmo tutti belli tranquilli, eh? Ognuno il suo angoletto. Poi un'altra cosa, mi sa che io devo aprire un'agenzia matrimoniale perché mi stanno arrivando qualche anno che faccio queste cose e so parecchi che mi scrivono, che mi dicono guarda, senti, mi aiuti, io ho questo impiantino, però non mi soddisfa, vorrei cambiarlo con qualcosa di simile, più performante. Io gli do delle indicazioni e poi mi sento rispondere, ma a mia moglie non gli piace una cosa del genere. No? Pertanto io che posso fare? Che vi posso fare? Io vi posso dire, o vi tenete la moglie, oppure andate a dormire
col materasso sul pianerottolo. Sono due cose, oppure state tranquilli. Voglio dire, queste sono cose strettamente personali. Io poi, quando sento certe cose, chiaramente non entro nel merito, non è la mia famiglia, però io essendo pure, cioè, avendo un carattirino così, io mi ricordo bene quando sono stato sposato, tutte le mogli, no? Come, poi io gli portavo, non è che gli portavo cassettine piccole, gli portavo la Scala, Clipson, capito? E poi alla fine i Clipson sono grandi, ma stanno agli angoli. Una volta, se le stacchiamo... Quando le vide per la prima volta in mezzo al salone, momenti sviene perché i Clipson sono enormi, ma messe proprio so, all'angolo spariscono, vedete solo, anzi, sono bei mobili. Pertanto io con mia moglie questo ve posso solo dire, io avendo il suo carattere qui e questa passione, io ho detto, che dici che forse è meglio che mi merito una parete dentro sta casa? Una parete, ma darai una parete per farci qualcosa? Ecco, quello io vi chiedo, parlate con vostre mogli e casomai, non lo so, siate più carini con loro. Però, insomma, io non vi posso aiutare in questo senso. Chi c'ha la lettiera del gatto, il tiragrafi, cioè, non me fate queste domande, non me fate queste domande che io non vi posso aiutare. Per resto a fine settimana poi ne farò un video, farò un bel lavoro sull'impianto con due persone di cui uno è un fonico che già ve ne ho parlato, non ve posso far nome, però voi guardate il canale, sapete di chi sto parlando e mi fa un sacco di piacere, porterà. Cercherò di fare qualche video sulla strumentazione che lui utilizza quando sta nei palchi, quando fa concerti internazionali. Pertanto, senza che voi dico, strumentazioni meglio di quelle ci stanno, di ultima generazione, e ci divertiremo un po', eh. E poi ne vorrò fare un video. Per quanto riguarda, qualcuno mi ha chiesto un'ultima cosa. Hanno mandato quel grafico così che ho fatto vedere quelle gule che si vedevano, no? E appunto ho spiegato che quelle gule dipendono dal mio ambiente. Come vedete alle spalle, io qui, questa cassa qui c'ha la finestra, c'è un angolo, quell'altra non ce l'ha. Da quest'altra parte c'è una scala con una nicchia, con le scale sopra. E chiaramente nei grafici questa cosa è evidente, eh? Che c'è qualcosa in ambiente che appunto ti fa vedere una gola qua, una gola là, ma poi l'impianto tutto sommato, l'ambiente per eliminare certe cose che io, meno male, non ho riflessioni e cose, però se io voglio ulteriormente migliorare questa cosa che ho, questo difetto, non avendo la parete, la scala, tutto quanto, potrei agire su pannellature mirate, tende diverse, per esempio, tappeto. Già se mettessi in separé, perché io c'ho un amico che è venuto a trovarmi, lui c'ha una bellissima casa. L'altra settimana andrò a sentire l'impianto, mi ha fatto vedere sulla sinistra c'è un arco che porta un'altra parte dell'appartamento. Lui lì ha creato un pannello acustico. Quando lui sentiva la musica, mette il suo pannello, l'arco chiaramente è coperto. Io dovrei fare pure così, ma non è che c'ho una casa grande che mi possa permettere di fare una cosa, però io già se mi costruirei una parete ad hoc e la metto dall'altra parte dove mi manca proprio, già vedrete che se poi io arrivato a vedere il grafico lì sarà cambiato. Pertanto ripeto, non bisogna agire assolutamente modificando le curve, tirarle su, pareggiare, queste cose non si fanno. Le cacciano via da Wikipedia, state attenti, non dite, non scrivete, non dite una cosa del genere che non,
ve cacciano via immediatamente. E niente, signori, io vi ringrazio e ringrazio ancora a proposito queste persone. Spero di parlare con qualcuno di voi, che ho visto che avete scritto cose da applauso veramente, mi avete dato una grande mano perché l'ho visto già quello che avete scritto, come avete risposto educatamente, punto per punto, e ho notato che l'avete fatti scappare, l'avete fatti scappare, non dovete essere così cattivi, è vero? Un abbraccio a tutti, santefeli@gmail.com, alla prossima.